Mamma mia, mai visto questi numeri. Buonasera a tutti, devo dire ancora qualche secondo per superare quota Buonasera, sono 100. Siamo Claudia. fermi a 97. C'è ancora qualcuno in sala d'attesa, Margherita? No, io sono entrato adesso. Professor, presidente, ciao, ciao Piero, come stai? Li stiamo progressivamente facendo entrare. Volevo arrivare a 100 perché diciamo è un numero un po' simbolico per noi. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti, prego i presenti di spegnere il proprio microfono. Rivedo tanti amici, tante persone e devo dire, da un lato un po', diciamo, tocchiamo un record per il nostro talk resiliente perché abbiamo superato quota 100. Non so se rallegrarmene oppure fare una riflessione. Oggi è un giorno un po' particolare perché è stato pubblicato il DPCM che di fatto ci riporta ad una condizione che non avremmo mai voluto rivivere, cioè quella del lockdown, più o meno graduato a seconda dell'area geografica. Come sapete, ci sono quattro categorie, una, due, tre e quattro. Credo di trovarmi in categoria tre qui a Milano. Non so gli amici romani o di altre zone se stanno meglio o stanno peggio. Comunque, per dire che cosa? Per dire che noi, molti dei nostri ospiti di oggi, professori Federici, professor Siracusano, la professoressa Niolo, erano stati i nostri ospiti, ai quali si aggiunge oggi il professor Ferracuti, ma erano stati i nostri ospiti l'8 di maggio. Cioè esattamente 10 giorni prima della fine del lockdown, ricordate, eravamo forse più sereni e trattavamo il tema degli effetti del lockdown, diciamo dal punto di vista del disagio mentale. Poi a settembre, quindi diciamo non c'è una volontà specifica che avessimo fissato la data di oggi, del 3 novembre, con il DPCM, diciamo. Non è puramente una coincidenza, perché noi, grazie all'aiuto di Massimo Federici, con il quale diciamo, frequentiamo la chat Resistenza e Resilienza, in pieno settembre ci eravamo posti il quesito, sollecitati, ricorderete, era il periodo in cui si discuteva della riapertura delle scuole, sul tema che vi potesse essere stata una recrudescenza, in particolare di suicidi nel periodo del lockdown, materia che dal punto di vista sociologico, non ovviamente psicologico-psichiatrico, mi ha sempre molto affascinato, avendo fatto i miei studi su Émile Durkheim in tempi non sospetti. E da lì eravamo partiti. Un'altra sollecitazione mi era arrivata da un'alta dirigente della Polizia di Stato di Milano, che ha diretto la mobile di Milano, che mi raccontava che durante il lockdown i casi di violenza domestica e violenza sia nei confronti degli altri, prevalentemente di genere, ma non solo, purtroppo anche nei confronti dei bambini o dei più giovani, piuttosto che non la violenza contro se stessi, durante il lockdown, il primo lockdown, erano aumentati a dismisura, come oggi mi ricordava Maria Letella, così come anche l'uso di medicinali e psicofarmaci. Ecco, no, per chiarezza non è un tema che riguarda solamente zone, diciamo, disagiate, quartieri disagiati, ma la violenza domestica è perfettamente verticale a tutti i ceti sociali. Ecco, questo con buona pace, diciamo, di una riflessione legata puramente al disagio sociale. Terza ed ultima riflessione, era un quesito che mi sono posto con Maria Latella, che ringrazio oggi per condurci in questa giornata, in questa serata di talk, da giornalisti: come affrontare la notizia evidentemente della violenza di genere, in particolare in un momento come questo, perché deontologicamente noi saremmo portati a dover narrare la notizia, però è chiaro che ci si divide tra chi affronta
evidentemente la notizia in maniera edulcorata o comunque eludere in un momento di stress già notevole per la popolazione, e questo succede soprattutto nei giornali più blasonati. Se voi scorrete i giornali più significativi, difficilmente trovate più la nera di un tempo. Bisogna andare, come notavo, in provincia. Mi capita di passare il weekend nelle colline dell'Oltre Po Pavese, lì, o le colline piacentine, lì tra provincia Pavese e Libertà di Piacenza, qualcosa ancora, diciamo, di nera si trova, e ho notato appunto anche lì una recrudescenza in merito alle storie di violenza. Che dire, oggi cercheremo di trattare, direi, con un passo lieve, non troppo pesante, questo argomento, perché già abbiamo un umore plumbeo dovuto al DPCM, e so che i nostri ospiti, i quattro professori, Federici, Gnolu, Ferragutti e Siracusano, avranno il giusto, diciamo, tratto per affrontarlo. Quello che noi ci auguriamo è capire, visto che è fenomeno diffuso, come affrontarlo, cioè come si comprende un early stage dei fatti di violenza, cioè quali sono i campanelli d'allarme, ed evidentemente che cosa si può anche consigliare, anche perché se questo lockdown dovesse durare a lungo come si pensa, beh, insomma, ne usciremo tutti sicuramente scossi. Sapete che io faccio l'imprenditore della comunicazione, quindi per definizione dovrei essere molto ottimista, e cerco ovviamente di applicare categorie ottimiste al nostro vivere quotidiano. Però è chiaro che oggi sarà una giornata che trattiamo di un problema serio, e speriamo di essere utile con tutti i nostri ospiti. Prima di dare la parola a Maria, Margherita ci ricorderà qualche regola d'ingaggio per questa serata e ci leggerà i profili biografici dei nostri quattro ospiti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e bentornati. Riepilogherò qualche breve regola di ingaggio per mantenere l'ordine durante il talk. La prima regola è quella di mettere il microfono in muto quando non si parla, per evitare sovrapposizioni e rumori di fondo. La seconda regola è che per richiedere la parola è sufficiente segnalare la vostra intenzione di intervenire nella chat di Zoom, quindi troverete una piccola icona a forma di fumetto nella barra inferiore del programma. Scriverete, io prenderò buona nota delle vostre richieste di intervento. La terza e ultima regola è che abbiamo dovuto contingentare la durata degli interventi per concedere la parola a tutti, vi chiediamo quindi di stare nei 2 minuti. Questa sera, anche dato il numero delle presenze, vi chiediamo di essere molto precisi nelle tempistiche. Leggo quindi le biografie degli speakers. Massimo Federici, professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università di Roma Tor Vergata. È autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali sulle tematiche della fisiopatologia dell'insulinoresistenza e dell'arteriosclerosi. Stefano Ferracuti, professore ordinario di psicologia clinica, Dipartimento di Neuroscienze Umane Sapienza Università di Roma. UOC di Medicina Legale e Risk Management, azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Cinzia Gnolu, professoressa associata di psichiatria all'Università di Roma Tor Vergata, fondatore e coordinatore scientifico dell'Osservatorio Multicentrico per la Depressione Perinatale. Dal 2015 è la presidente della Società Italiana di Psichiatria, sezione regionale Lazio. Alberto Siracusano è professore ordinario di psichiatria presso l'Università di Roma Tor Vergata e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata. Psichiatra e psicanalista, ha svolto numerosi studi in diversi ambiti delle neuroscienze e dirige un servizio di diagnosi e cura psichiatrica dal 2002. Lascio quindi la parola alla nostra conduttrice Maria Latella. Grazie Margherita, buonasera Andrea e buonasera a tutti coloro che sono in collegamento con questo talk. Come ha anticipato Andrea Vento, il tema l'abbiamo trattato anche in conversazione privata prima di avviare questo talk di questa sera. Per varie ragioni. Primo, perché benché se ne legga relativamente poco
sui grandi quotidiani, però per esempio sui quotidiani nordamericani sostanzialmente, perché anche quelli europei ne parlano poco, almeno per quello che posso vedere, però su quelli nordamericani il tema della violenza è stato il tema dominante di questa campagna elettorale che va a concludersi questa sera, il tema della violenza contro se stessi, aumentato negli Stati Uniti a dismisura il numero per esempio delle vittime di oppiacei, che è una forma di suicidio lento, ma è una forma di suicidio in effetti, e la violenza, come si sa, invece esterna, quella che porta a casi, ahimè, quasi, diciamo, non dico quotidiani, ma molto frequenti. La violenza legata al lockdown, questo è quello che cercheremo di capire. Non sono ovviamente un'esperta, sono una giornalista, ma sono molto interessata alle dinamiche che si stanno sviluppando nella nostra mente di soggetti sociali che vengono invece costretti ad una forma di asocialità alla quale nessuno ci aveva né preparato né abituato. Sarà molto interessante ascoltarvi, sarà interessante vedere anche le domande che vi verranno poste, magari mi capiterà di avere qualche curiosità alla quale non saprò resistere. Darei subito adesso la parola al professor Federici, che ci farà un po' un'introduzione a questo dibattito di questa sera, con particolare riferimento alla violenza domestica dopo il lockdown, così come appare dalla fotografia che viene scattata negli ospedali, perché gli ospedali sono il punto di arrivo spesso, non sempre, perché a volte soprattutto le donne magari hanno paura di andarci perché hanno paura poi delle reazioni del partner, però sicuramente la fotografia che viene scattata negli ospedali è quella forse ancora più vicina. La mia esperienza di cronista, io ho cominciato andando al mattino a Genova al pronto soccorso degli ospedali a vedere che cosa era successo nella notte, e anche lì, stiamo parlando di decenni fa, c'erano i casi di violenza domestica in cui la donna arrivava e diceva sono caduta per le scale, e non era così. Professor Federici. Grazie a Maria Latella per l'introduzione, grazie a tutti per la presenza, grazie a Andrea Vento per aver organizzato questo seminario, questo webinar su un tema su cui abbiamo discusso per molte settimane. Io volevo partire riportando la mia esperienza di clinico, questa volta di diciamo medico che ha gestito un reparto di medicina interna durante tutto il periodo del lockdown e nella primissima parte ancora non coinvolto nel Covid. In quei momenti ho cominciato a percepire la sensazione che in qualche modo alcuni dei pazienti che arrivavano in pronto soccorso e che poi mi venivano trasferiti o che andavo a vedere in pronto soccorso per capire se necessitassero o meno di un intervento, erano manifestavano a volte delle evidenti diciamo note di ricaduta di dipendenza, a volte da psicofarmaci, a volte da droghe d'abuso. I casi nella fase iniziale erano piuttosto numerosi. Io lavoro in una zona di Roma che è particolarmente ricca, diciamo, di queste situazioni, per cui almeno inizialmente non ero sorpreso, ma poi si... Qual è la zona? Policlinico Tor Vergata, Torbella Monaca, che è una zona, diciamo, abbastanza intensa da questo punto di vista. E quindi, se inizialmente non ero sorpreso, poi ho cominciato in realtà a vedere più quadri di questo tipo, alcuni legati anche a episodi traumatici che facevano pensare a tentativi di suicidio di alcune di queste persone. Successivamente, cominciata, come dire, il lockdown, più evidente, ho notato un paio di fenomeni che mi hanno cominciato a far pensare che dovessimo ragionare su questi aspetti. E il primo di questi è che aumentavano anche i casi di intossicazione acuta, e qui erano i più giovani. Abbiamo avuto dei pazienti molto giovani ricoverati per
intossicazioni acute in una situazione di lockdown quello più severo, il che vuol dire che, come veniva riportato precedentemente nella discussione, il delivery riguarda molte sostanze e quindi questo può essere un problema, fino poi ad arrivare, ma finito il lockdown e alla fase, come dire, estiva, ad alcuni pazienti che vennero ricoverati per tentati suicidi, uno anche condiviso nella sua lunga esperienza nel nostro ospedale con gli amici psichiatri, ma ne ho avuti anche altri, e che ovviamente io vedevo per le questioni cliniche. E quindi ho cominciato a cercare di ragionare su come potessimo consigliare i parenti a cercare di affrontare un po' queste situazioni, andando un po' a studiare, a vedere la letteratura del momento. Intanto mi ero già accorto che l'OMS, ma anche l'Associazione Donne in Rete contro la Violenza, già a fine marzo, inizio aprile, avevano cominciato a emettere dei documenti che evidenziavano un po' l'insorgenza del problema e segnalavano un aumento di violenza di genere, di cui ci dirà meglio poi Cinzia Agnolo. Però il problema che mi sono cominciato a porre riguardava la categoria che io più vedo in ospedale, in reparto, che sono gli anziani, confrontata con quella che più frequento invece nell'ambito familiare, che sono i figli. Quella che io ho definito, ma anche altri, una sorta di pandemia silenziosa, perché tutto sommato le due categorie spesso non hanno delle capacità di esporre in maniera organica le loro sofferenze, lo fanno magari più con alcuni gesti. In effetti i gesti degli anziani che vedevo ricoverati erano più che dei gesti dei silenzi, cioè espressioni di solitudine, di abbandono, di cui poi penso parleranno i nostri colleghi, che magari possono spingere appunto a gesti un po' estremi. Mentre nei più giovani, oggettivamente, quello che cominciava a preoccuparmi, e mi preoccupa tuttora, ed è forse una cosa di cui dobbiamo discutere come società, è che questo lockdown induce una sorta di povertà domestica, che non è una povertà economica, è una povertà di benessere educativo, di benessere relazionale, non ha a che fare in sé per sé con l'ambiente sociale. Questa povertà di benessere relazionale ne soffrono anche gli anziani e ha un riflesso poi da un punto di vista clinico sulle malattie, sulla loro capacità di volersi curare da malattie croniche, su cui dobbiamo necessariamente prestare attenzione. È una situazione questa della povertà domestica che è legata al concetto di social brain, cioè al fatto che noi abbiamo dei sistemi affettivi e cognitivi che si sommano tra di loro e che però poi si perdono lentamente negli anziani, su cui dobbiamo necessariamente stare attenti. Ecco, io rubo veramente pochi secondi perché il mio interesse era quello di mettere insieme questi concetti da clinico e invitare tutti a discuterne serenamente. Non volevamo assolutamente, non pensavamo mai che l'avremmo fatta una giornata del genere e peraltro purtroppo ormai è andata così, però vorrei che insieme ai colleghi si possa fare una discussione serena su una cosa che certamente dovremo in qualche modo rielaborare nelle prossime settimane. Grazie. Grazie professor Federici, è pieno di spunti il suo intervento. Tra l'altro, se posso utilizzare la mia esperienza del tutto, come dire, improvvisata, personale, è proprio vero che la relazione, il saper parlare, il saper comunicare funziona da medicina. E quando invece ci sono i silenzi, l'incapacità di comunicare, la rabbia repressa soprattutto del maschio della famiglia, tutto questo innesca delle situazioni rovinose. Professor Ferracuti, a proposito di situazioni di rabbia intergenerazionale, io penso a quelle famiglie in cui per esempio i padri e i figli non riescono a comunicare perché i maschi non sono stati abituati a parlare, a esprimere le loro emozioni. Possiamo cercare di fare un quadro, di dare un quadro di queste situazioni che, come diceva prima Andrea Vento, non appartengono solo a una dimensione di disagio sociale, cioè la famiglia in cui ci sono problemi economici gravissimi acuiti dal lockdown. Sono
problematiche comuni a molte famiglie. E come secondo aspetto, il tema del suicidio, che è stato già evocato dal professor Federici e del quale appunto lei ha contezza quanto è accaduto durante il lockdown. Allora, grazie, ringrazio la dottoressa Latella e il dottor Vento per l'invito e anche Alberto Siracusano e gli altri colleghi. Il tema di come, che cosa sta succedendo nella violenza interpersonale, perché il punto è la violenza interpersonale, che è vero che nella maggior parte dei casi è violenza dei maschi sulle femmine, ma in realtà i dati sono più complessi, perché ci sta anche la violenza degli adulti sui bambini, che è frequente, e spesso purtroppo sono entrambi gli adulti, e secondo l'OMS c'è anche una certa quota di violenza di alcune donne sugli uomini, per cui la situazione è complessa da questo punto di vista. Il punto vero è che, allora, noi qui parliamo sempre senza dati. Questo paese ha una cultura scientifica veramente limitata. Raccogliere dati è qualcosa che è considerato quasi un lusso, spesso e volentieri poi vengono gestiti in maniera tale da renderli poco intellegibili. Io, se mi consentite, vorrei far vedere alcune slide di un lavoro che abbiamo finito adesso. Abilito la condivisione dello schermo. Sì, se abilita la condivisione dello schermo vi faccio vedere, perché l'ho preparata apposta in... Ok. Riprovo a condividere lo schermo? Sì. Ok, sì. Ok, eccolo qua. Condividi. Allora, ecco qua. Io... Vediamo qua. Ecco, sto aspettando che me le carichi. Ecco qua. Allora, queste sono dei dati generali, dati Istat, sull'andamento del tipo di violenza al numero verde 1522, da marzo a giugno 22 rispetto allo stesso periodo. Questi sono dati che l'Istat rileva attraverso telefonate. Come vedete c'è un incremento evidente di questo tipo di violenza. Allora, noi abbiamo fatto una valutazione complessiva utilizzando l'unico sistema possibile in mancanza di sistemi centrali organizzati da parte dello Stato o di enti precisi, ossia vedere che cosa compare sui giornali. Per cui questo funziona prendendo un certo numero di persone che sono trainizzate a raccogliere dati da una serie di giornali che vengono considerati rappresentativi, e vedere e fare la comparazione fra i due periodi. Ci sono tutta una serie di fattori stressanti, perché la pandemia è un modello generale di stress sulla popolazione generale, perché produce per appunto l'interruzione delle reti sociali, c'è uno stress generale legato alla preoccupazione, perché in realtà quando c'è un'epidemia tu vivi una condizione psicologica molto particolare, la malattia colpisce a caso. E questo fatto ti fa sentire inerme, ti fa sentire nelle mani di un Dio capriccioso. In realtà nessuno di noi capisce perché qualcuno si ammala e qualcuno non si ammala. Questo è disarmante. Per giunta il modo in cui arriva è assolutamente subdolo. È proprio come sulla peste di Camus, no? Che incomincia che c'è il topo, poi passa, schiaccia il topo e da lì ci sono tutta una serie di eventi che poi portano alla peste. Ha funzionato nello stesso modo. E non abbiamo gli spazi, c'è più tempo passato in famiglia, per cui questo incrementa l'esposizione a una possibile situazione di violenza, c'è meno disponibilità economica, stai più tempo a casa, per cui bevi di più, oppure ti fai venire le droghe a casa, come dicevamo, e poi c'è l'isolamento. Allora, noi utilizzando questo metodo di contare gli episodi che compaiono sui giornali, che di fatto purtroppo è l'unico possibile in assenza di altri sistemi. Vedete, l'aumento, voi avete nel vostro schermo a sinistra le vittime, i dati sulle vittime, a destra i dati sugli autori, voi vedete che le vittime sono in grande prevalenza donne, con un incremento,
con tutte cose che si sanno, però fra il periodo del 2019 e il periodo analogo del 2020 siamo passati da 105 a 176 casi. C'è una percentuale di vittime maschi che aumenta pure quelle, e la nazionalità delle vittime è diffusa principalmente fra gli italiani, però come vedete anche tutte quante le altre popolazioni che convivono in questo paese aumentano. Lo stesso vale per quello che concerne gli autori delle aggressioni. Nella maggior parte dei casi gli autori sono uomini, in un certo numero di casi sono donne. La nazionalità degli autori è distribuita sui vari gruppi culturali che sono presenti in questo paese. I giornali riportano a volte delle diagnosi psichiatriche, ovviamente questo è il dato meno solido di tutti quanti questi, perché in assenza di una valutazione diretta di queste persone non si può dire, però si vede che c'è una certa percentuale, piccola per fortuna, di pazienti psichiatrici che effettivamente in queste situazioni hanno maggiori difficoltà. Tenete conto che i servizi psichiatrici in questo periodo sono fortemente limitati nelle loro attività. E questo è un ulteriore fattore. E c'è una riduzione dell'aggressività nei confronti dei parenti, e la maggior parte dei casi che vengono riportati sono minacce e maltrattamenti, piuttosto che violenze fisiche e sessuali o aggressioni. E c'è sicuramente un incremento, sempre secondo quello che si può dedurre dalla stampa, della violenza per discussioni o problemi intrafamiliari. Dal momento che aumenta molto di più il tempo che si passa con i figli, tenendo conto che ormai questi figli stanno sempre a casa, questo può spiegare forse l'incremento di episodi di violenza intrafamiliare che vedono anche genitori e figli. Peraltro tenete conto che i figli sono vittime di quella che si chiama violenza assistita, ovvero vedono situazioni di violenza e in questo modo entrano dentro quella spirale che si autoperpetua, si tramanda da generazione all'altra, di ritenere la violenza, di avere un apprendimento che fa sì che la violenza sia un modo appropriato per risolvere i conflitti. Questo è un dato culturale. Tu impari a usare la violenza perché hai visto che i problemi si risolvono con la violenza. Per cui le conclusioni sono ovvie, no? Questo tipo di isolamento, questo tipo di esacerbazione della situazione può incrementare la situazione di violenza. Questo ovviamente, se uno accetta il modello generale dello stress, questo si applica per tutte quante le situazioni che possono precipitare per un incremento di stress, fra cui il suicidio, ovviamente. Siamo tutti quanti, noi che lavoriamo insomma in questo ambito, siamo tutti a conoscenza di casi di persone che hanno posto fine alla loro vita perché il lockdown, per esempio, le conseguenze economiche del lockdown avrebbero impedito il pagamento di un mutuo. Ah. E la fiducia, perché poi tenete conto che paradossalmente in queste situazioni una guida politica ferma e risoluta è di grande aiuto. La situazione di incertezza politica e la situazione di conflittualità politica alla quale noi assistiamo quotidianamente non è una cosa che psicologicamente aiuta. In questo senso, in maniera negativa, i cinesi sono avvantaggiati, non hanno avuto dubbi su quello che c'è da fare, anche perché poi hanno anteposto un solo valore a tutti gli altri, per cui i cinesi hanno detto l'unico valore che conta è quello che ci dice la scienza su come controllare l'epidemia, facciamo così, punto e basta. Qualsiasi altro valore viene cancellato. Ovviamente questo noi non lo possiamo fare per come è la nostra struttura sociale, però è anche vero che questa situazione qua incrementa l'incertezza. E l'incertezza in questi periodi incrementa l'ansia, e incrementando l'ansia si incrementa complessivamente lo stress. Per cui è chiaro che insomma, da tutta questa vicenda tutti quanti noi dovremmo fare una serie di riflessioni su come dobbiamo attrezzarci per affrontare situazioni di questo genere, perché i principi di gestione complessiva del sistema devono avere sufficiente flessibilità per poter affrontare questo tipo di situazioni che, come abbiamo visto, non appartengono ai film di fantascienza, ma sono, ahimè, ormai la nostra realtà quotidiana, e lo saranno
certamente per un altro bel po' di tempo, insomma, no? Sono tentata di prendere appunti freneticamente, perché tutto quello che ci state dicendo obbliga, no, a prendere in considerazione qualcosa che non abbiamo voluto vedere nei mesi scorsi, perché nei mesi scorsi noi siamo stati, per fortuna, sollevati dalla comunione della paura e dal slancio, dall'energia che ci portava a dire ce la faremo, no? Andrà tutto bene, era scritto da tutte le parti. La fotografia che state scattando adesso ci costringe a confrontarci con una realtà diversa. E vedo, tutto aggiungere, perché prima era uno stress acuto, ovvero come quando adesso cammini nel bosco, vedi un lupo, e il lupo ti può aggredire, scappi e corri, se il lupo è lontano stai tranquillo. Invece adesso abbiamo capito che è uno stress cronico. Questo ci spaventa. Lo stress cronico è un'altra cosa, è peggio dello stress acuto. Certo. Professoressa Agnolu, io a questo punto sono, incerta da dove cominciare, perché la violenza di genere sicuramente è un tema che da solo occuperebbe un intero talk, ma io sono anche molto interessata ad approfondire la rabbia social, che può essere considerata un veicolo di sfogo, no? Sono così ansioso e arrabbiato col mondo che mi metto alla tastiera e me la prendo con qualcuno. Però è anche un effetto, diciamo, amplificatore, tutti elementi che conosciamo e che vanno tenuti in conto. Quindi le chiedo, nei minuti che purtroppo non sono tantissimi, di darci la sua opinione sulla violenza di genere dopo il lockdown, la rabbia social, e poi se c'è da aggiungere ancora qualche elemento, e credo che non le manchino, le esperienze sulla rabbia in famiglia. Sì, io cercherò appunto di essere, perché appunto come lei dice, soprattutto se introduciamo anche la rabbia social, dovremmo fare un seminario infinito. Invece secondo me è molto importante dare delle pillole che ci facciano riflettere su alcuni aspetti che secondo noi in generale che ci occupiamo di questo sono centrali. Intanto che la rabbia in quanto tale è un sentimento, è un'emozione primaria che ci aiuta, quindi questa rabbia ha una funzione principalmente difensiva, soprattutto in situazioni di stress, come diceva Stefano, sia acuto che cronico. Ora, quello che noi stiamo assistendo adesso, i social ormai sono il nostro strumento di comunicazione che ormai nel lockdown è diventato poi praticamente unico, in poche parole, nel senso che non c'era altro modo per comunicare. E noi universitari facciamo lezione così, facciamo gli esami così, facciamo le tesi di laurea così, e questo per noi è stato un grosso trauma, un grosso cambiamento, ma lo è stato anche per gli studenti che sono più giovani, quindi sono abituati ad usare la rete, però a questo modo hanno dovuto cominciare ad usare la rete in un'altra ottica, che è un'ottica praticamente unica. E adesso sta un po' cambiando, ma in effetti questo non credo che cambierà mai più, anzi che diventerà ancora l'unico strumento di comunicazione in questi momenti e non solo. Ora, il problema qual è? Che il comunicare sul social ci espone a tutto, per tutta una serie di motivi. Prima di tutto perché non c'è l'interlocutore, nel senso che l'interlocutore sono tutti e non è nessuno, per cui in qualche modo non c'è quella parte di interrelazione, l'intersoggettività, che è un elemento fondamentale della costruzione delle nostre relazioni umane, questo veramente fin da bambini, la relazione con la madre e con la madre, con il padre, con i primi caregiver del bambino, si fonda su questa comunicazione continua che è verbale, non verbale, con lo sguardo, con i movimenti, con l'abbracciarsi, ecco un altro elemento che non c'è più, non ci si abbraccia. Ora non è che questo abbracciarsi poi a un certo punto ha assunto forse anche una dimensione
esagerata, però per esempio nel rapporto con i bambini è fondamentale, cioè il bambino che viene preso in braccio, abbracciato, coccolato, ha una comunicazione che è altrettanto valida di quella verbale con il genitore. Certo. Se diventa solamente social, ripeto, i ragazzi già hanno un abuso, uso, abuso e misuso del social a tutti i livelli, che cosa succede? Che in realtà il ragazzo si trova intrappolato nella stessa rete dal quale in qualche modo noi cerchiamo di distaccarlo un po' per evitare che diventi una rete onnicomprensiva. E in questa rete trova di tutto, per esempio il fenomeno del cyberbullismo è un fenomeno inquietantissimo, che fra l'altro è un fattore di rischio enorme per disturbi psicopatologici poi nell'adolescente e anche nell'adulto, perché che cosa succede? Che non c'è la possibilità di difendersi, non c'è questa possibilità, nel senso che prima il ragazzo che veniva bullizzato magari non andava a scuola o rimaneva a casa, sicuramente certo. Non erano comportamenti tra virgolette sani, però l'idea di potersi difendere ce l'aveva. Adesso basta che apra il cellulare, il tablet, il computer, quello che è, lui trova, come posso dire, l'aggressore che lo guarda e che non che lo guarda perché lui non lo vede, quindi fra l'altro c'è anche l'incertezza del nulla praticamente, e però diciamo chiaramente gli effetti sono altrettanto devastanti. E la stessa cosa possiamo dire dei famosi social, non so, io ho visto durante il lockdown, diciamo il primo lockdown, abbiamo visto in qualche modo una rabbia espressa a livello social veramente contro tutti e contro tutto, ed era una rabbia molto spesso, sì, diretta contro il governo, diretta contro i provvedimenti, diretta verso l'incertezza, non abbiamo i dispositivi, non sappiamo che cosa dobbiamo fare, non sappiamo dove dobbiamo andare. Però questa rabbia, io quello che ho visto, noi abbiamo visto, lo diceva bene Massimo Federici all'inizio, anche per esempio nei nostri confronti dei medici, noi all'inizio eravamo santi, eroi e non so che altro, che chiaramente non era vero, questo era una, come posso dire, una sorta di, anche lì, richiesta di aiuto, ci affidiamo a voi, no? Nei momenti di grande difficoltà non ci si affida al medico, ci si affida a Dio, a chi ti salva in qualche modo, a chi può salvarti. Adesso è ricominciata la violenza contro di noi, se vogliamo in maniera anche più grave, ma violenza, io parlo anche di aggressioni verbali, noi ci troviamo di fronte a pazienti, familiari di pazienti che ci insultano, che ci aggrediscono, che in qualche modo sfogano su di noi quella che è una rabbia e una paura soprattutto gravissima, che questa seconda volta è ancora peggio, perché la prima volta è vero, noi ci siamo trovati di fronte a un mostro, abbiamo detto chiudiamo, andrà tutto bene. Adesso, oddio, molti di noi sapevano che non sarebbe stato così, soprattutto chi diciamo di questo si occupa, però adesso ancora di più c'è la delusione. Allora la delusione e il fatto che tu ti sei affidato a qualcuno che non ti ha sufficientemente protetto scatena una rabbia ulteriore che, se è possibile, è una rabbia tra virgolette omicida. Questo noi lo vediamo, abbiamo addirittura dei tavoli in cui parliamo della violenza contro i sanitari, perché ovviamente è un fenomeno che chiaramente ci coinvolge a tutti i livelli, principalmente ovviamente i sanitari di pronto soccorso, gli infermieri, molto gli infermieri psichiatrici. Questo è non solo fisico, ripeto, ma anche psicologico. C'era stato l'episodio sui giornali l'altro giorno del parcheggio a Rimini, no? In cui erano state distrutte tutte le macchine dei sanitari, insomma, che era stata un'aggressione ben specifica. Quindi sicuramente la rete amplifica, anonimizza e consente a tutti di esprimere la propria rabbia, però evidentemente con un effetto, come posso dire, un effetto eco, un effetto di diffusione che è veramente molto preoccupante e che ha sulla rabbia poi invece agita a livello reale, nella vita reale, un impatto enorme, un impatto sicuramente devastante. Questo vale anche per la violenza di genere, però credo che forse ne potrò parlare nell'intervento successivo per non togliere tempo agli altri. Più che altro nelle domande che credo non mancheranno, vista anche già l'arrivo di commenti sulla chat. Professor Siracusano, a lei il compito di aggiungere a tutto quello che abbiamo detto altri elementi di riflessione sull'effetto che la solitudine, la rabbia, la paura sta facendo sul nostro cervello. Intanto grazie dottoressa, ringrazio il dottor Vento e
e gli altri amici che sono intervenuti, in particolare il professor Ferracuti. Allora, prima una cosa che è una mia domanda, cioè l'ha ricordato prima lei, noi avevamo uno slogan con un arcobaleno che diceva andrà tutto bene, ma questo slogan non c'è più, non c'è assolutamente neanche l'idea di uno slogan, di un emoticon che sia capace di portarci, di proiettarci oltre questa seconda ondata, in quanto, e qui il primo concetto è questo, la pandemia Covid-19, Lancet l'altro ieri l'ha definita una determinante psicosociale della salute mentale. E questo è un aspetto molto interessante perché mette assieme sia il concetto dell'economia, cioè dei danni che la società subisce e conseguentemente la loro ricaduta sui singoli, ma sulla società stessa, e contemporaneamente lo psico diventa il concetto portante, Covid-19 determinante psicosociale. E qui entriamo in quello che lei ricordava prima, ha detto quali sono le dinamiche interne della nostra mente di fronte a questo che sta accadendo. Stefano Ferracuti ci dice ricordiamoci il modello dello stress, l'importanza del comunicare, ci dice il professor Federici, il ruolo della rabbia, la professoressa Niolo. Ora noi sappiamo che abbiamo una serie di sentimenti, emozioni che hanno caratterizzato tutto questo periodo, che sono quelle che fanno dire all'Lancet che è una determinante il Covid psicosociale, in quanto abbiamo i sentimenti di solitudine, di rabbia, di paura, di ansia, di violenza e di aggressività. Ricordo che la violenza è qualche cosa che rende l'altro succube, lo utilizza e lo oggettifica, mentre l'aggressività è invece qualche cosa di molto più fisico. E noi stiamo vedendo che tutti questi due fenomeni tendono ad accadere fino anche all'aumento dei tentativi di suicidio, oltre che di quelli riusciti. Allora, che cos'è oggi, secondo me, su cui bisogna ulteriormente riflettere? Che tutto questo ha portato ad un collasso psichico, che se nell'andrà tutto bene del primo periodo c'era la prospettiva del futuro, oggi noi abbiamo un collasso del futuro. Non riusciamo a pensarlo proprio il futuro. E contemporaneamente abbiamo un collasso del presente, nel senso che l'incertezza che viene ormai, come dire, comunicata a tutti i livelli, soprattutto a quello politico, per cui non si prende una decisione. Il dottor Vento diceva forse appartengo alla categoria 3 su 4 categorie, io sapevo che ce n'erano solo 3 e il Lazio ancora non so io in che categoria sono. Per dirla con una battuta, vivo una situazione di grande incertezza che vorrei sapere con chiarezza che cosa è oggi necessario fare. Eravamo, come dire, seppelliti dai dati e ahimè dai dati dei morti. Oggi abbiamo tutta una serie di dati che sono ininterpretabili, per cui neanche il tampone ci rende più sicuri se siamo o non siamo contagiati. Collasso del futuro e collasso del presente. Un paziente che vedevo l'altro giorno mi ha detto questa frase che veramente per me è emblematica. Dice, vorrei entrare in coma e svegliarmi quando tutto è finito. Un ragazzo di 19 anni, ovviamente una persona che tende a usare le sostanze, proprio perché estraniarsi, allontanarsi da questa condizione in cui il presente è assolutamente ininterpretabile, il futuro non c'è più, fa sì che il peso di tutto questo ricada sulle relazioni. E sulla idea di che cos'è una relazione oggi. E come abbiamo visto, probabilmente per una serie di motivi è la relazione interpersonale è quella che si è ammalata prima da Covid. E se non pensiamo e non riusciamo a isolare un vaccino
psichico che salvaguardi la relazione, e cioè salvaguardi il nostro futuro, sia capace di dare degli anticorpi positivi ai bambini, ai genitori, ai gruppi di giovani, perché la drammaticità è che se i genitori con i bambini sotto i 10 anni ancora possono funzionare in senso positivo perché c'è un ritrovarsi in casa, quelli sopra i 15 anni evidentemente vanno incontro ad una serie di problematicità. Per cui i concetti che richiedono la nostra attenzione sono: esiste un vaccino psichico? Un vaccino che crei degli anticorpi che ci difendano dalla violenza, dall'aggressività? Esiste una cura per il futuro che non è ovviamente economica, ma è una cura che riguarda il nostro sistema affettivo, valoriale, culturale, che oggi è profondamente ammalato, se vogliamo dire, da Covid o da una pandemia che improvvisamente ha messo in crisi quelle che erano delle pseudocertezze. Grazie, grazie professor Siracusano. Di solito io, quando appunto con Andrea Vento modero i talk, limito il mio punto di vista o intervengo proprio limitatamente, però questa sera mi sento in dovere di dire la mia, perché il tema è talmente, come dire, dentro le nostre coscienze, che non si può non essere coinvolti, non essere proprio portati a dire la mia. E allora io vorrei partire dalle ultime parole del professor Siracusano, quando ha detto che la relazione interpersonale, se ho capito bene, era già in crisi prima del Covid. Perché dico questo? Perché a fronte di moltissimi casi, voi vedete solo quelli, perché per fare una citazione abusata, le famiglie felici si somigliano tutte, sono quelle infelici che poi arrivano a voi. Però appunto, visto che tanti chiedono anche che cosa possiamo fare, guardiamo alle dinamiche sane e positive che il Covid ha addirittura rafforzato. Perché nelle famiglie o nelle coppie nelle quali le dinamiche erano positive da prima, il Covid ha avuto questo effetto. Conosco una famiglia in cui la madre si è ammalata. La relazione era così forte prima, col marito e con i figli, che ne sono usciti addirittura più forti e più sereni. Allora, forse dovremmo cominciare a raccontare questi casi, come in guerra, no? Le famiglie solide si tenevano insieme e quelle che non lo erano andavano in frantumi. Siamo in una guerra. Raccontare che cosa funziona nelle dinamiche di relazioni e cercare di, come dire, costituire delle best practice forse è una via. E comunque nella mia esperienza personale io vedo che la parola, l'attenzione, il sorriso e il proiettarsi verso qualcosa di positivo che tutti un pochino possiamo immaginare, almeno una cosa bella, un viaggio, una prospettiva di lavoro, una cosa che comunque possa far sentire bene qualcuno che c'è vicino, è comunque una strada. Ci ho detto, Margherita, a te. Grazie Maria, annuncio quindi la prima terna, vi chiedo di stare nei 2 minuti e in questi 2 minuti di fare anche una piccola presentazione. Lascio la parola a Cristiano Codagnone, Alessandro Aleotti, Maria Gabriella Pasqualini e a Giovanni Terzi. Prego professore. Al muto. Ecco, mi sente? Mi sentite? Sì. Sì. Quindi vado diretto al punto. Io presento i risultati di una ricerca che è stata fatta tra aprile e maggio con 10.000 persone seguite per 3 settimane di seguito in Italia, Regno Unito e Spagna. Non siamo psichiatri, siamo degli comportamentalisti, quindi abbiamo misurato un fenomeno utilizzando comunque alcune misure psicometriche e alcuni dei concetti che
i precedenti relatori hanno menzionato. E abbiamo misurato che cosa? Primo, che utilizzando i dati della nostra ricerca e utilizzando l'intelligenza artificiale abbiamo fatto la predizione che il 42% del campione è a rischio di salute mentale, ovvero depressione, stress e ansia, che messe insieme dalla scala che abbiamo utilizzato producono questo calcolo. Anticipo l'obiezione, e magari erano già depressi prima, no, perché il nostro calcolo è fatto sul campione e rispetto al livello di vulnerabilità, quindi le persone che hanno subito uno shock dal lockdown, tipo homeschooling con i figli, spazi abitativi ristretti, chiusura dell'attività, perdita di guadagno, e reddito basso, hanno questo rischio maggiore salute mentale. Ovviamente, come ha detto uno dei relatori, credo il professor Federici, è il modello di stress. Lo stress parte da alcuni shock subiti con il lockdown, si riflette sulle preferenze cognitive e arriva fino alla salute mentale e alle aspettative del futuro. Ora, rispetto a quello di cui avete parlato voi e anche la dottoressa Latella, tutte cose importanti, noi abbiamo visto cose che sembrano più minute, ma che secondo me riflettono quello che aveva detto Draghi nel 25 marzo del 2020, molti rischiano la vita, molti di più rischiano la sopravvivenza, ovvero... Ora le devo chiedere di avviarsi a conclusione. Sì, 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 ovvero i comportamenti stanno cambiando verso atteggiamenti di non utilizzo dei propri contatti sociali per la propria carriera, c'è un blocco di decisioni nella vita privata e nelle imprese, e tutte queste cose sostanzialmente per effetto dello stress del lockdown portano a un blocco della vita economica e sociale. Ovviamente ho mandato la presentazione con tutti i risultati della ricerca appena pubblicati su Plus One a Vento Associati e potrà essere distribuita. Io mi devo scusare, devo lasciare presto perché sono all'estero e quindi non posso stare molto. Grazie. Grazie. La parola ad Alessandro Aleotti. Sì, ma io ovviamente non volevo e non ho le competenze per intervenire sul piano medico o psichiatrico. Mi interessa solo mettere in luce una contraddizione, per quanto mi colpisca come proprio gli psichiatri colgano di questo nuovo lockdown solo il significato di tipo punitivo, l'assonanza con una sorta di forma di prigionia appare oggi molto più evidente rispetto a quello che poteva essere la narrazione durante il primo lockdown. La contraddizione però che mi interessa porre è la seguente. È evidente che questa pandemia parla un linguaggio al singolare, ci si ammala individualmente, le precauzioni sono precauzioni rivolte all'individuo, e insomma stiamo ragionando dentro una declinazione singolare. Quello che mi colpisce è che le vie di uscita di tipo proattivo e non puramente quelle di tipo difensivo, perché il distanziamento, il lavarsi le mani sono forme per distanziarsi da un nemico, ma non per diciamo batterlo, non per rinforzarsi e diventarne più forte rispetto a questo pericolo. Ecco, quindi le uniche forme invece che sono proattive sono puramente valoriali e diciamo orientate a una reazione plurale. Tutti abbiamo in mente il non ci si salva da soli. Ecco, dentro questo impedimento ad una forma proattiva di tipo individuale, secondo me si nasconde sia una contraddizione concettuale che una grande perdita di efficacia, perché sul piano individuale... Dottora Aleotti, devo chiederle di andare a conclusione. Sì, sì, il rafforzamento sul piano individuale, da quello alimentare a quello dell'esercizio fisico, l'innalzamento quindi delle proprie difese immunitarie e l'innalzamento psicologico, cioè la reazione rispetto all'overload informativo, una ricerca di un'introspezione, ecco, sarebbero, diciamo, messaggi probabilmente molto più efficaci per reagire al Covid rispetto ad un mantra che rimane puramente valoriale e che chiama... Quindi se capisco Aleotti, lei dice che dovremmo tutti noi cominciare a contare in primis su noi stessi. E quindi se ti rafforzi tu e cominci a vedere le cose in un certo angolo,
poi puoi aiutare anche gli altri, un po' come si dice in aereo, no? Mettete prima la mascherina per l'ossigeno voi e poi aiutate quelli che vi sono vicini. Mi sembra un punto interessante. Personalmente è quello che cerco di dire ai miei familiari e ai miei amici. È quello che cerco di praticare anch'io, perché sennò non posso dare l'energia e l'ottimismo che invece mi sforzo di dare ogni giorno. Margherita, a te. Il sottotesto del non ci si salva da soli è un po' deresponsabilizzante, nel senso che dobbiamo fermarci, perché sennò non ci purtroppo i tempi sono stretti. Sì. Lascio la parola alla professoressa Pasqualini. Spero mi sentiate. Sì, la sentiamo, professoressa. Ecco, non mi vedete perché ho difficoltà, grosse difficoltà di collegamento. Volevo portare solamente la mia testimonianza. Io ho avuto grossi problemi di concentrazione, vivo sola, non ho problemi di violenza domestica, ho avuto grandi problemi di concentrazione e allora ho cercato di risolverli non solo studiando sempre di più, ma anche cercando di calmare me stessa dallo stress. Volevo sapere dagli illustri relatori se questo Covid può incide normalmente sulla mancanza di concentrazione, soprattutto nella scrittura, e quali rimedi loro possono consigliare. Io ho trovato i miei, ma vorrei avere la parola di qualcuno che ne sa molto più di me in questo settore. Grazie. Grazie, professoressa. Giovanni Terzi. Eccolo qua. Allora, io parto da ciò che ha detto il professor Siracusano, che è una riflessione che mi è piaciuta molto. Serve un vaccino psichico, ha detto. Ecco, perché tutto quello che riguarda la violenza domestica e che è presente adesso era presente anche in precedenza e forse era già latente da tanto tempo. Perché questo? Perché io sono convinto che siamo in una società profondamente narcisista, dove nessuno di noi è in grado e capace, già dalla famiglia, di accettare le sconfitte. Accettare le sconfitte, i no. Perché nessuno di noi, quando era figlio, magari ha ricevuto i no che i nostri genitori hanno ricevuto. Non essere allenati alle sconfitte significa non accettare i no da persone che magari pensavamo che ci amassero, che poi magari smettono di amarci. E questa società narcisista è una società è diventata ancora più complicata nel momento in cui sono arrivati i social media. Social media che ci hanno in qualche modo indotto a una rappresentazione di noi che è una rappresentazione fasulla, perché è una rappresentazione che è quella che noi vogliamo dare all'esterno, ma non è detto che è quello che noi siamo. Quindi tutto questo sistema che era già presente ben prima del Covid, oggi con il lockdown, secondo me si è complicato in una maniera pazzesca, perché ha compresso nuovamente, anche se in casa, la comunicazione tra le persone. Ha amplificato il tema dell'insuccesso, perché molte persone che lavoravano sono andate in cassa integrazione, sono state licenziate, quindi questo determina comunque un ennesimo fallimento. E questo probabilmente, io non sono né uno psicologo né nulla, però probabilmente in qualche modo fa sì che la relazione con il prossimo più vicino diventi più complicata. Io per concludere vorrei stare su un tema e aggiungerei al tema del vaccino psichico il vaccino intellettuale, che secondo me serve tantissimo in questo momento. Non esistono più la capacità... Dottor Terzi, devo chiederle di avviarsi a conclusione. Ho quasi terminato, c'ho qui il cronometrino di 2 minuti. Non abbiamo più la capacità di relazionarsi con il prossimo, di usare la parola. La parola, che è uno strumento meraviglioso, soprattutto nella nostra cultura, che non è fatta di emoticons, ma è fatta di parole con un senso compiuto. Io sono terrorizzato, per esempio, da alcune parole che sono state inserite nel nostro vocabolario, tipo smart working. Perché il lavoro da casa è smart? Smart è già un giudizio su qualcosa che noi facciamo. Io credo che il lavoro invece fuori casa sia ancora più smart. Perché la festa è diventata assembramento. Occhio ai termini. Ci stiamo, secondo me, delegando in qualche modo a una narrazione che è una narrazione che non ci può portare nulla di positivo. Sono stato nei termini. Maria, bravo. Il microfono, grazie.
tutti spunti, uno più interessante dell'altro. Caro Andrea Vento, mi sa che stasera potremmo finire a mezzanotte. Margherita, prego. Lascerei la parola agli speakers per replicare. Chiedo anche un piccolo sacrificio di tempo anche agli speaker, quindi vi chiedo di stare nei 2 minuti. Ma per sapere quante persone sono ancora iscritte a fare la domanda? Abbiamo ancora 5 interventi. Ah, ok. Prego, allora. Sì. Chi vuole rispondere e a quali delle domande? Direi che magari potete dividervi tutte le sollecitazioni che sono venute e scegliere ciascuno uno degli argomenti posti dai nostri interlocutori. Professor Federici, vuole cominciare lei? Sì, eccomi, stavo giusto vedendo un attimo le domande. Intanto posso consigliare alla professoressa Pasqualini, per quanto riguarda la concentrazione, di attivarsi il più possibile dal punto di vista fisico, aiuta. E la concentrazione, la carenza di concentrazione può derivare da questo stato di cattività a cui noi siamo costretti durante il lockdown, però l'esercizio fisico è sempre, l'attività fisica, non necessariamente troppo intenso, è sempre il miglior modo per riattivare in qualche modo il processo mentale. Da euforia libera endorfine, è probabilmente l'arma migliore in questo senso. Passo la parola agli psichiatri per gli altri concetti che per me sono molto complessi, lo confesso. Direi di mantenere quindi l'ordine, sì, che abbiamo Ferracuti. Usato. Sì, professor Ferracuti. Beh, voglio dire, ci sono delle... Io sono d'accordo, questa è una società narcisista. Lo è, cioè, peraltro chi ha la mia età ha assistito al cambiamento. Non eravamo una società narcisista negli anni 60 e 70. Anzi, il contrario. Il contrario. Lo siamo diventati. È chiaro, le guerre, le epidemie, le carestie, cioè, tutte queste cose, insomma, le catastrofi, fungono da fattore evolutivo. È chiaro, qui c'è una situazione dove alcuni di noi sono in grado di adattarsi e si sono adattati bene. C'è gente che in realtà sta meglio in questa situazione, per cui paradossalmente. E la stragrande maggioranza di noi no. Il problema è essere in grado di riuscire a evolvere e a trovare una diversa accomodazione, perché poi il punto vero è che i conti a lungo termine di questa vicenda saranno più pesanti. Cioè, noi stiamo venendo di nuovo messi profondamente in crisi dalla natura, e come è stato detto tante volte con parole molto migliori delle mie, questo è successo perché stiamo esagerando con la natura. Professore, mi scusi, le chiedo solo una sì. precisazione di pochi secondi, Margherita Fedocci me li consentirà. Qual è l'identikit della persona che in questa condizione, oggi, non dico a marzo, oggi riesce a trarre vantaggio dal lockdown e dalla incertezza? Anche se non ha magari personalmente un'incertezza professionale, però qual è l'identikit? Beh, tutte quante le persone che non hanno grande necessità di rapporti sociali o che sono in grado di gestire adeguatamente i loro rapporti sociali in quest'ambito. In quest'ambito, come dire, telematico. Non sono poche. Sono abbastanza, non sono quelle con cui di solito socializziamo. Siamo d'accordo, però ci sono ambienti nei quali, come dire, la gestione di questa situazione avviene abbastanza, come dire, adeguatamente. Io gioco a un gioco online e c'è gente che dice che bene, così possiamo stare a giocare tutto il giorno. Mm.
capite che cosa voglio dire? Non partiamo dal presupposto che tutti quanti vedano le cose esattamente nello stesso modo. Come tutti quanti i fattori evolutivi, ci sono delle persone che si trovano meglio e ci sono delle persone che si trovano, ci sono delle persone che si adattano in fretta, altre che non si adattano e altre che si adattano più lentamente, ma questo è nella logica dell'evoluzionismo. È assolutamente normale. Peraltro, però, quando scusate, voi dicevate che tutto questo va anche visto in termini positivi, cioè bisognava cercare gli aspetti positivi. Uno degli aspetti positivi è che ci siamo tutti resi conto che se questo paese non si digitalizza molto in fretta a dei livelli decisamente più elevati, siamo tagliati fuori da tutto. Cioè, si è riusciti a fare in pochi mesi cose che prima non si riusciva a fare. Per cui, insomma, a mio parere... Insomma, le cose vanno viste in chiaro scuro. Allora, procediamo con la professoressa Agnolu, che ha un lungo elenco, no, di domande alle quali scelga a chi rispondere. No, io diciamo rispondo un po' rapidamente in generale, un po' anche quello che diceva lei prima, cioè secondo me noi abbiamo visto due cose diametralmente opposte, appunto famiglie che si sono rafforzate, famiglie che si sono tipo un raddoppio dei divorzi, senza neanche andare a parlare di violenza, proprio semplicemente un raddoppio dei divorzi. È già allora, perché invece si è rinnamorata del proprio partner, che però. Si è rinnamorata, che ha ritrovato, diciamo, degli aspetti nella condivisione familiare alla quale noi chiaramente non siamo abituati, però questo è un problema del breve termine. Io torno a dire quello che noi ci troviamo di fronte, un lungo termine a tempo indeterminato, cioè non sappiamo quanto durerà. Quindi su questo un affatto è certo. Allora, l'isolamento e la reclusione non fanno bene a niente dal punto di vista psichico. Chi si adatta, cioè chi preferisce l'isolamento, è perché già ha un problema sociale, un problema di isolamento, ha un problema probabilmente di personalità isolata e quindi che rifugge il contatto, e a maggior ragione, come diceva Stefano, che magari si focalizza i ragazzi che, visto che devono fare i compiti e la scuola online, nel frattempo giocano, e quindi diciamo la questione della dipendenza da internet aumenta all'enormità e allo sbando. Volendo dare un messaggio di speranza, tra virgolette, io credo che noi abbiamo, i giovani soprattutto, hanno delle grandissime capacità di resilienza e capacità di cambiare. Ecco, credo che nel cambiamento ci debba essere, noi dovremmo trovare, e ci sono dei punti dentro di noi interni, perché in questo momento la società non ci aiuta per niente. Io, gente che ha paura del virus, noi ne vediamo pochissima. Adesso non so se sono d'accordo i miei colleghi. La paura non è del virus, la paura è di non avere più un'identità, né personale, né sociale, né di coppia, se vogliamo, né genitoriale. E quindi questo è quello che ci spaventa di più. Il virus è un accidente, mi rendo conto che magari da un punto di vista infettivologico dico una sciocchezza, però da un punto di vista di quello di cui stiamo parlando, interpersonale, umano e sociale, è semplicemente una causa di qualcosa. Quello che si teme di più è il non sapere quello che ci troviamo di fronte, il non sapere cosa fare. I punti di forza ci sono, bisogna sempre... Professoressa, devo invitarla ad andare a conclusione. Ho finito. Stava dicendo i punti di forza. Li vogliamo sentire, manca solo trovarli, ognuno ha i suoi. Noi facciamo, diciamo, questo lavoro e quindi cerchiamo di lavorare sia con noi stessi che con i nostri pazienti, perché i punti di forza, anche la riabilitazione parte per, diciamo, in qualche modo curare i punti di debolezza, ma parte dai punti di forza. Quindi il primo lavoro è quello, mi taccio. Bene, professor Siracusano, a lei le risposte alla prima quaterna di interventi. Intanto anche io rinnovo i complimenti e i ringraziamenti, perché veramente vengono fuori tante idee e tante aspetti. Forse dal punto di vista della resilienza, quello che, ed è una delle cose buone che noi possiamo oggi vedere, è che parlare fa bene, comunicare fa bene, per cui dobbiamo trovare il modo di farlo per avere fiducia e in noi stessi e in quello che poi possiamo fare. Io credo che l'argomento su cui bisognerebbe
veramente cercare di trovare delle risposte è il senso delle cose. Cioè il lockdown e il Covid hanno messo totalmente in crisi la società e il senso di quello che noi potevamo pensare essere, dicevo prima, delle pseudocertezze. Indubbiamente, e sono d'accordo con il dottor Terzi, la società narcisista. Oggi la questione è che se io dovessi scrivere un racconto da romano, direi c'erano dei segni premonitori, i cinghiali erano arrivati a Piazza Venezia, numerosi topi correvano lungo il corso, la natura stava riappropriandosi della città, i gabbiani funzionavano da, va bene, e lascio il proseguio per chi conosce la situazione, e poi arriva il Covid. Allora, quello che voglio dire, in un senso evolutivo antropologico, noi dobbiamo pensare che tutto questo non sono dei fenomeni scollegati, ma è un passaggio evolutivo della nostra società. Se noi accettiamo questa criticità del momento, siamo in grado anche di ragionare da un punto di vista intellettivo, se no avviene quel collasso che dicevo prima. Il futuro si schiaccia sul presente e a sua volta sul passato, cioè non abbiamo più prospettive. Da un punto di vista evolutivo, e chiudo con questo concetto, esiste una teoria che è quella dei nemici interni, cioè il bambino nella sua crescita si deve liberare di una serie di angosce che sono chiamati nemici interni. Una teoria veramente molto, molto valida e molto forte. Oggi noi, se dovessimo anche qui definire la teoria attuale, chi è che si avvantaggia, forse lo ricordava prima Stefano Ferraguti e anche Massimo Federici, sono delle figure che vivono soprattutto l'esistenza del senso di persecuzione esterno, cioè trovano una validità nel fatto che esiste un mondo esterno persecutorio che gli consente di vivere all'interno di piccoli enclavi, quali possono essere quelli del gioco online. Sto per finire, Margherita. Ecco. Per cui il punto, e dico perché la parola, il confronto, la fiducia, perché noi dobbiamo capire che un senso della nostra vita è anche liberarci di queste paure persecutorie. E il Covid, come determinante, dicevo prima, le impersonifica tutte, però è un passaggio evolutivo, dal cinghiale al topo, al gabbiano, al Covid. Grazie. E la prossima terna o quaterna, Margherita? Abbiamo adesso 5 interventi, quindi una cinquina, più un intervento di conclusione, li faremo andare in serie, quindi adesso annuncio chi parlerà in questa cinquina parlerà Maria Sole Mascia, Giovanni Cecconi, Michela Parlato, Antonio Tinelli e Anna Muscetta. A concludere, a seguire, ci sarà il presidente Bassetti. Prego, Maria Sole Mascia. Sì, buonasera a tutti, grazie, sarò rapidissima. Io sono una componente del Comitato Promotore Nazionale e Regionale della Lombardia di Azione di Carlo Calenda, quindi parlo, diciamo, da politica e attivista politica. Una riflessione brevissima. Io quello che ho notato sia nella prima fase che in questa seconda fase di Covid, una delle caratteristiche, delle reazioni dei cittadini e dell'essere umano è quello di attribuire una responsabilità, di cercare il colpevole, di dare la caccia all'untore e allo stesso tempo anche di cercare una zona sicura in cui ripararsi. Quindi prima magari era il sud contro il nord, poi il nord contro la Lombardia contro Codogno, insomma una contrapposizione continua nel tentativo di trovare un capro espiatorio. Oggi che la situazione è estesa a tutta l'Italia, questo sembra che non si riesca più a fare, quindi il capro espiatorio, forse giustamente, è diventato la politica. Mi chiedo, la domanda che è anche un po' un dilemma che ho, è cosa può fare la politica per cercare di riportare un po' di serenità
e di pace nel nostro paese. Non lo dico soltanto dal punto di vista della maggioranza, quindi del governo, che sicuramente secondo me deve più di quanto stia facendo cercare di fare dei percorsi decisionali condivisi, di dare un'informazione, come si diceva poco fa, più sicura, più certa, più decisa, ma anche dal punto di vista delle opposizioni e non soltanto delle forze che si sa che sono più urlatrici, come può essere la Lega, come possono essere Fratelli d'Italia, ma anche quelle più moderate, anche quindi della forza di cui faccio parte, dove mi chiedo se non sia il caso di, in questa fase, ridurre la voglia di fare le battaglie politiche per cercare di acquisire anche dei vantaggi mediatici, cercando invece di aiutare la maggioranza di governo a spiegare, a raccontare e a tranquillizzare i cittadini. Questo sicuramente comporta un po' una riduzione, una sospensione forse della democrazia, nel senso del ruolo delle istituzioni e delle forze politiche, però forse per riportare un po' di serenità mi chiedo se non sia quello che tutti i politici, maggioranza e opposizione, sono chiamati a fare. Grazie. Grazie. La parola a Giovanni Cecconi. Andrea Vento mi ha fregato perché non è una materia, io non posso parlare al cospetto di luminari di questo calibro. Però, ecco, mi chiedo, le ore trascorse all'interno della nostra casa con questo Covid ci devono aver fatto riflettere, perché non è solo un problema di vaccino come l'aspirina per la febbre. Il problema è molto più a lungo. Viviamo in una società violenta, ma non lo viviamo dal coronavirus, da ogni manifestazione. Non si parla più di amore oggi. Oggi l'amore non esiste più. Oggi si dice solo ti voglio bene. Non ha senso. Si parla solamente di diritti. Noi possiamo insorgere, possiamo rovesciare gli ostacoli, ma non possiamo garantire l'armonia. Oggi c'è la teoria della felicità obbligatoria del benessere, che porta avanti un senso egoistico, un senso materialistico. Non insegna la via della solidarietà, la via di pensare a se stesso ma anche agli altri, e che ci guidi di fronte a questi tempi bui attraverso la costanza e il sacrificio. E questo principio è il dovere. Io sono un mazziniano e credo molto al dovere più che ai diritti principalmente. Ma questi doveri noi li abbiamo interiormente e dobbiamo ritirarli fuori e dobbiamo far capire a tutti che noi non lavoriamo per diventare più ricchi, più forti, più felici. Noi dobbiamo vivere per cercare di migliorare noi stessi e dare una mano a chi soffre, perché noi siamo tutti figli dello stesso principio, siamo fratelli. E in questo momento di coronavirus è capitato a tutti di far fatica a prendere sonno, di porsi dei dubbi, di fare il processo all'evento, di pensare questi dubbi dove mi condurranno, che incidenza hanno su di me, che criteri di scelta mi faranno fare. Mi fanno analizzare i processi della vita e i processi dell'esistenza. E allora questo dovere, che è stato anche richiamato con altre parole dal professor Siracusano e dalla professoressa e dalla dottoressa Latella, ma su che cosa l'essere umano deve far leva? Su un qualcosa che ha in sé, in natura, che si manifesta come un vettore di forze, una perpendicolare. Giovanni, ti devo chiedere di andare a conclusione. Perché dobbiamo ricordarci solo una cosa, che la vita è un enigma, ma nello stesso tempo è uno scoglio, ma anche il nostro suggeritore. E dobbiamo noi individuare i significati del futuro che sono latenti in noi, tramite la percezione che i simboli che ci circondano della natura ci danno come ispirazione. Grazie Giovanni. La parola ad Antonio Tinelli. Sì, buonasera. Buonasera, vi saluto tutti e voglio ringraziare sinceramente rispetto all'organizzazione dell'evento, sicuramente Andrea e la meravigliosa conduzione di Maria. Devo dire che non è assolutamente scontato trovare questa qualità in questo momento in formato digitale, quindi che sia un motivo di ispirazione partendo da questo e potendoci in un modo o nell'altro contaminare positivamente tutti rispetto
a questo bellissimo, da un punto di vista qualitativo, straordinario evento. Ecco, il Covid devo dire che è stato un acceleratore straordinario, un elevatore pazzesco rispetto alla potenza di farci rilevare e apprezzare quanto avremmo dovuto cambiare. Voglio partire dal positivo. Da sempre ci eravamo detti quanto era importante, quanto sarebbe stato importante parlare di digital transformation, parlare di welfare aziendale, parlare di tutta una serie di motivi e di tematiche interessanti e rilevanti da un punto di vista sociale in termini di sostenibilità. E il Covid ce lo ha permesso. Vorrei partire da un tema positivo. Finalmente si sente parlare di sostenibilità ambientale, si sente parlare sempre di più di motivazioni per cui agire positivamente sull'ambiente, si sente parlare di come possiamo effettivamente trasformare quella che è un'attività che abbiamo sempre regolamentato in maniera naturale, in smart working, eccetera, eccetera. Facciamolo, questo è il punto, è il momento di farlo, abbiamo degli straordinari motivi perché, ecco, venendo a quella che è la mia competenza, presidente di San Patrignano per 11 anni, il cambiamento arriva sempre nel momento in cui abbiamo delle motivazioni ineluttabili, straordinarie e immanenti che ci facciano prendere in considerazione che è il momento di farlo. È il momento di cambiare, abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, va attuato. Credo che la digital transformation, così, in 5 mesi di Covid, non avrebbe... Devo chiederle di avviarsi a conclusione. Sì, dicevo, non credo che avrebbe mai potuto essere più attuale rispetto ai tempi che ci eravamo prefissi in altri modi. Quindi vi saluto, mi congratulo per questo evento e sono stato pregiato sinceramente di parteciparvi. Grazie. Caro Antonio, ti ringrazio io in particolare. Mi sarebbe piaciuto poi un approfondimento sul rapporto tra droghe e lockdown, ma sarà per un'altra volta. Lo faremo, Andrea, è molto preoccupante, molto preoccupante. Ho dei dati significativi che descrivono delle preoccupazioni importanti. Grazie, Antonio. Grazie, Andrea, a te. Grazie, la parola a Michele ha parlato. Buonasera a tutti. Io sono qui anche io per chiedere un aiuto su come sto approcciando questo secondo lockdown, nel senso che mentre per il primo potrei anch'io essere testimone di effetti positivi che ho rintracciato nonostante l'incertezza che ha pesato su tanti fattori, da quelli personali a quelli lavorativi, ma alla fine mi sono fatto un bilancio positivo, ho instaurato nuove relazioni, ad esempio con i vicini di casa che neanche sapevo come si chiamassero, e ho scoperto di avere delle persone fantastiche, avendo potuto sperimentare nuove modalità di lavoro, appunto, che non fossero vincolate alla presenza fisica, piuttosto che, non potendo uscire di casa, fare moltissimo esercizio fisico anche per sfogarsi e trovarmi fisicamente preparata in estate, cose che adesso non sono più, e anche vedere finalmente una città come quella di Milano avere più spazi all'aperto per il giorno in cui ci faranno di nuovo uscire di casa serenamente, viversi appunto un pomeriggio con un tavolinetto all'aperto. Ecco, invece questo secondo lockdown purtroppo mi sta veramente dando invece un grande senso di impotenza, perché soprattutto è cambiata la mia prospettiva. Io da qui a poche settimane mi dovrò trasferire all'estero, so già che da là non potrò tornare, ma a breve, insomma, per almeno un annetto, quindi sento un senso di impotenza là perché sarò intrappolata, e sento un senso di impotenza qui perché ormai non posso più andare a trovare, almeno anche per un abbraccio, i miei genitori che abitano in un'altra regione che non appartiene alla classe della mia regione attuale, non posso salutare i miei amici perché le feste appunto adesso si chiamano assembramenti, quindi io
sto vivendo veramente questo senso di impotenza e mi è piaciuto molto l'intervento precedente perché sicuramente anche la parola motivazione so che è quella a cui mi dovrò aggrappare, ho fatto una scelta e quindi però vorrei capire anch'io se ci sono altri metodi per cercare di vivere diversamente questa tremenda sensazione. Cara Michela, se posso aggiungermi alle sue considerazioni, pensi che io ho dovuto appunto fare di necessità virtù e non poter partecipare al matrimonio di mia figlia, che anche lei si doveva spostare di continente, si è sposata per questo, ma io non potevo andare in Germania. A un certo punto si prende atto di una situazione straordinaria e, come si diceva prima, si fa appello alle proprie forze interiori. Dammi la forza di cambiare quello che posso cambiare e di accettare quello che non posso cambiare. Questo mio personalissimo, piccolissimo contributo, ma appunto altri ne daranno di più significativi. Grazie. Grazie Maria, grazie Michele. La parola ad Anna Muscetta. Buonasera. Non la sentiamo, professoressa. Professoressa, non la sentiamo. Forse al microfono? Sì, ci sono altri che devono intervenire, Margherita? C'è l'intervento. Ecco, ce la sentiamo. Adesso funziona, avevo un problema di internet. Grazie innanzitutto ai relatori per i loro spunti, tutti molto stimolanti, e grazie soprattutto a quelli che hanno cercato di dare dei contributi anche in senso positivo in un momento in cui certamente è difficile guardare alle risorse anche se necessario. Io volevo forse aggiungere solo un paio di cose perché anche se i numeri possono sembrare un po' sterili rispetto a una conversazione così complessa, forse danno un'idea. Indipendentemente dal Covid e dai problemi del lockdown, i numeri della salute mentale, dell'impatto che questa ha in tutto il mondo sono molto importanti, perché l'OMS stima che il 20% dei bambini e degli adolescenti abbiano una qualche disabilità, un qualche disagio in ambito di salute mentale, e tra i 15 e i 29 anni il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, quindi sono numeri molto importanti. E questo per vari motivi che qui non è la sede adatta per esplicitare. E l'altra cosa, giustamente il professor Siracusano diceva esiste un vaccino psicologico, allora io mi chiedo, rispetto comunque a un'emergenza che c'è indipendentemente dal Covid e ovviamente è stata esacerbata e portata più all'onore delle cronache sia da un punto di vista della violenza domestica ma anche diciamo del disagio mentale, visto che in questa sede ci sono anche tanti professori, non sarebbe il caso anche di cercare di aumentare le risorse per la prevenzione nella salute mentale, perché forse uno degli strumenti con cui si può vaccinare è anche la prevenzione in termini di salute mentale, perché se pensiamo che depressione e ansia hanno un costo in tutto il mondo che si aggira intorno al miliardo di dollari tutti gli anni e che invece la spesa media dei paesi rispetto alla salute mentale nell'ambito della spesa per la salute in generale è minore, è calcolata essere minore al 2%. Allora mi chiedo se uno degli aspetti che diciamo che potrebbero volgere in positivo tutta questa esperienza potrebbe essere quella di fare una richiesta di maggiori risorse, perché comunque
certamente poi le persone hanno delle professoressa, devo chiederle di avviarsi a conclusione. Però, insomma, forse è il caso di cavalcare l'onda e chiedere più risorse economiche. Grazie a tutti. Grazie. La parola adesso per le conclusioni al Presidente Bassetti, che a differenza degli altri interventi avrà a disposizione 3 minuti. Prego, Presidente. Grazie. Ma io credo che concluderò chiedendo all'amico Andrea Vento di invece di ricominciare in un webinar che sia il seguito di questo, perché la mia osservazione è questa: abbiamo tutti analizzato, ed era giusto farlo, il dramma di questa nostra reclusione. In fondo lockdown, locking vuol dire chiudere, no? Ecco, mi ha stupito un po' che tranne alcuni interventi, in particolare l'ultimo è stato quello di Michela, non ci siamo posti il problema di fondo, cioè uno dei modi per evitare i drammi di quello che succede quando si è chiusi dentro è trovare la maniera di uscire, no? Ora, la telematica che non avevamo nella prima fase, oggi potrebbe portarci ad avere la possibilità di non essere più chiusi dentro, ma potremmo realizzare il distanziamento con la comunicazione fra quelli che sono dentro, e mettendosi in rete si troverebbero ad uscire. Cioè, mi domando perché non battiamo la strada di aprire porte e finestre della reclusione. In fondo, all'inizio l'avevamo fatto coi balconi. Se ci pensiamo, c'è stata quella fase di marzo in cui gli italiani erano sui balconi e dai balconi rompevano l'isolamento attraverso il canto o manifestazione di collettività esternalizzata dal singolo appartamento. Ecco, io credo che una via importante, certo, questo è il compito della politica, non certo della psichiatria, non certo della medicina, sarebbe quello di vedere se in questo secondo lockdown non possiamo fornire a tutti il sollievo che può dare il collegamento attuato pur rimanendo all'interno del distanziamento. In fondo, voglio dire, perché non usiamo la telematica nello stesso modo in cui l'hanno usato le imprese per lo smart working, no? Cioè, in fondo, la socializzazione tra posizioni di lavoro, no, che erano fisicamente tali, sono state realizzate attraverso il fare rete. Ecco. Quindi io vorrei suggerire, anche se mi rendo conto che questo è un compito che dovrebbe essere fatto soprattutto dalla politica o comunque dalle forze collettive, cerchiamo di abituare quello che ha intenzione di suicidarsi a giocare a un gioco divertente in rete, no? Perché, per esempio, mentre i professori si lamentano che i bambini isolati al computer soffrono, non li abituiamo a parlare con i colleghi, non tanto col banco a una persona, ma si può benissimo realizzare un nucleo che non dico uguale alla classe, attraverso dei collegamenti orizzontali. Cioè, io vorrei suggerire a Andrea di fare un altro webinar sulla ricerca dei modi per uscire rimanendo nei limiti del distanziamento, ma uscendo con la comunicazione. Ecco, credo che allora, diciamo, certe aspirazioni che erano state sollevate sia dai docenti, come per esempio Siracusano, cioè, ma anche da, per la verità, da pochissimi interventi, uno era stato quello ultimo di Michela, cioè vediamo di trasformare la cella del carcere
in qualcosa che oggi la tecnologia può, non dico assimilare a una sala del nostro appartamento, ma a un punto dove il collegamento e la società si ripristina attraverso quello che in fondo eravamo abituati ad affidare al telefono, quanto tempo le signore o le persone passavano al telefono senza doversi far visita, no? Ecco, io credo che lì c'è uno spazio per rendere oggettivamente il distanziamento e il lockdown aggirato dal fatto che la comunicazione ci consente di ripristinare qualche forma di societas attraverso appunto la mobilità del Presidente, segno della parola. Presidente, devo chiederle di avviarsi a conclusione. Grazie. Io prima di dare la parola ai nostri relatori per un saluto finale, però voglio ricordare che il Presidente Bassetti ha vissuto l'unico momento che può essere paragonabile a questo, i bombardamenti a Milano del 43-44, avevi l'età della ragione. E credo che non siano stati però per dei ragazzi, per dei giovani bombardamenti e tutto quello che comportava un momento non privo, e per gli adulti, di stress, tanto quanto quello che è stato ricordato dai nostri amici psichiatri. E ricordo anche un'altra pagina della tua storia, tu sei stato olimpionico nel 48. Io credo che sia meglio correre in libertà che non stare in un bunker sotto i bombardamenti, purtroppo. E con questo non voglio evidentemente disarmare questo tuo appello all'uso della comunicazione. Lo stress di stare chiusi sotto i bombardamenti è paragonabile, credo non ci sia altro nella storia degli ultimi 80 anni a quello che purtroppo si sta vivendo adesso. Ecco, ci piacerebbe tutti correre in libertà, questo riconoscerai che è meglio il tuo ricordo delle Olimpiadi del 48. Ecco, ma vorrei solo commentare che tu... Solo 30 secondi. Tu hai utilizzato un fatto che noi avevamo utilizzato durante i bombardamenti. Io molto dei bombardamenti l'ho vissuto non in rifugio, ma osservando gli aerei che bombardavano e i traccianti di notte, no? Perché? Perché questo ci ripristinava una societas, cioè alla mattina, finito l'allarme, si potevano scambiare le osservazioni su come avevamo avuto i momenti di terrore. Comunicare è un modo di liberarsi dall'angoscia, dall'ansia. Di esorcizzare. Quindi voglio dire, in un certo senso, se tu hai potuto menzionare la notizia dei bombardamenti, è perché la comunicazione ti ha consentito di farlo. Andiamo a conclusioni. Grazie, Presidente. Vogliamo fare un ultimo giro, Maria? Velocissimo, un minuto. Ma molto, molto, molto veloce, perché credo che... Siamo alle 20:11, abbiamo un minuto abbondante. Un minuto abbondante per ciascuno, sì. Allora, Massimo. Ricominciamo con l'ordine che abbiamo seguito finora, sì. Allora, grazie. Prendo spunto dalle riflessioni del Presidente Bassetti, mi riallaccio a quanto detto da Maria Sole Mascia, tra politica e interventi. Io credo che la politica debba essere più chiara, più diretta, meno confusa rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ma questo lo dico da medico, anche nella semplice comunicazione di aspetti sanitari. C'è troppa confusione, troppa gente parla. Al tempo stesso, però, la politica deve fare cose utili. Non so se siano utili i monopattini, troverei più utile avere più computer per le scuole elementari, più banda larga, più abbonamenti a Zoom dati ai cittadini pagati con i soldi delle tasse, non investimenti che magari fanno bene al verde, ma in questo momento tutto sommato li vedo meno utili, ma questo parlo ovviamente da cittadino. È comunque una cosa molto italiana, professore, perché io che vivo in parte in Francia non vedo questo affollarsi di virologi. Non ci sono 50 virologi che parlano tutti insieme tutte le sere su tutte le TV. È una scelta dei media italiani di aver cavalcato in questo modo, a mio avviso sbagliato,
la comunicazione. Né in Francia né in Germania si è seguita questa strada. Sono d'accordo, c'è anche molta confusione sulla parola virologo, perché adesso sono tutti virologi e mi creda, c'è veramente tanta confusione, tanta gente che pensa di poter parlare senza essere esperta di cose di cui realmente parla, ma non vado oltre. Proseguiamo nell'ordine allora. Sì, professor Ferracutti. Concordo anch'io, insomma, no, il punto centrale di questo problema è la politica. I commenti sono stati già fatti, per cui bisogna che ci sia una prospettiva diversa a medio-lungo termine, il che significa un certo tipo di visione politica, che ovviamente non c'è. Speriamo che si riesca a riorganizzare in fretta. Non ho altri commenti. Professore Sagnolo? Io non mi inoltro nelle questioni della politica e della comunicazione mediatica, quello vorrei tornare perché ho visto che ci sono stati vari accenni alla questione proprio interna, alla comunicazione, anche il presidente stesso. Io sono d'accordo con usare tutto quello che abbiamo per continuare a comunicare, noi stessi, tra virgolette, anziani che ci siamo adattati a questi mezzi che praticamente non usavamo quasi per niente, abbiamo fatto uno sforzo, stiamo facendo uno sforzo, però crediamo che sia molto importante perché la comunicazione deve continuare e deve continuare nella forma che in questo momento ci è consentita. Siamo fortunati di poter avere ovviamente questi mezzi. Purtroppo vedo che la pubblica per la salute mentale, che già è, diciamo così, è proprio un granello, diciamo, nella spesa pubblica della salute in generale, sia molto difficile in questi tempi di magra di poter aumentare. Quindi tutto quello che ci viene chiesto è in genere isorisorse, che io diciamo in genere traduco in iporisorse, niente risorse, però molte risorse psichiche nostre, questo sì. Bisogna affrontare il cambiamento genera stress, lo stress impone il cambiamento, però è anche l'unico modo che abbiamo per andare avanti. Credo che questo vada implementato in tutti i modi e le maniere per evitare la nostra estinzione fisica, ma anche psichica soprattutto, che è quella più pericolosa, direi. Grazie. Allora, l'ultimo intervento prima di salutarci. Anche allora, qui un minuto. Di essere brevissimo, saluto già tutti quanti. Abbiamo parlato di un vaccino psichico, che cosa dovremmo metterci dentro? Prima di tutto, l'hanno detto, sono le risorse che ci servono per poterlo fare. Noi non abbiamo risorse, non abbiamo risorse per l'università, noi siamo il fanalino di coda da questo punto di vista, non abbiamo risorse per la salute mentale. Il 3% quando va bene, e il carico sulla salute mentale sui dipartimenti è sempre più alto. Allora, cosa abbiamo, almeno io ho capito? Che oggi, poi forse alla fine abbiamo parlato poco di violenza, perché abbiamo trasformato questo concetto in tanti altri concetti che sarebbero i componenti di questo vaccino ipotetico, magico. Libertà, spazio, tempo, rispetto. Rispetto per tutti quanti, frequentemente questo è stato un discorso che è molto dimenticato, non c'è rispetto. Ultimamente hanno pure detto che gli anziani non servono più a niente, che sarebbe una cosa assurda e molto 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 cattiva e molto violenta e molto aggressiva. Sostenibilità, qualità, competenze. Oggi c'è bisogno di competenze, non solo nel campo politico, ma anche nel campo della comunicazione, mi permetto di dirlo, dei giornali, perché i giornali ultimamente e da diverso tempo non fanno una buona informazione, a mio avviso. Mentre l'informazione da noi è essenziale, perché significa formare la mente delle persone, e la necessità di avere tanta competenza a tutti i livelli oggi è un elemento essenziale di questo vaccino. Vorrei ricordare che la tecnica, tra cui appunto anche quella della nuova comunicazione attraverso internet, Jason Pollock ricordava, voi sapete, grande pittore astrattista psicotico, diceva che lui utilizzava questi schizzi perché aveva il bisogno di interno di in qualche modo elaborare una serie di fantasmi.
Cioè la tecnica è una risposta ai bisogni, per cui i bisogni vanno capiti, che non è una mera comunicazione, ma il recupero di un senso delle relazioni e dei valori che, se noi non recuperiamo, siamo destinati ad un nuovo Medioevo. Caro Andrea, su questo ultimo, diciamo, non ottimistico tono, lascio a te la parola. Certamente questa sera ce ne andiamo via da questo talk con tanti pensieri in più. È un vantaggio di questo talk, ovviamente. Io ringrazio tutti gli ospiti. Non voglio contraddire assolutamente il professor Siracusano, ma dico che dopo la peste del 300 sembra che sia arrivato l'umanesimo e il rinascimento. Sembra, poi il collegamento è più, diciamo, in discussione, forse perché erano morti in tanti e c'è stata più ricchezza distribuita. Comunque preferisco pensare all'umanesimo e al rinascimento che non a un medioevo che è veramente plumbeo. Però oggi abbiamo detto tante cose molto interessanti, anche lo sprone da parte di voi tutti di una migliore politica, di un migliore giornalismo anche, Maria, eh? Dobbiamo fare miglior giornalismo, come abbiamo ricordato, deve essere praticamente la chiave di volta del nostro lavoro. E ci rivediamo magari per approfondire, perché molte delle cose, è vero, sulla violenza non le abbiamo potute approfondire. Sul tema delle droghe, dei psicofarmaci non abbiamo potuto approfondire, è stato uno stimolo ulteriore. Sulla società narcisistica, che secondo me è stato un eccellente intervento, che poi ci ha... E io uso sempre la battuta, finalmente sono finiti gli anni Ottanta, scusate, ma dico che qualcosa di buono il Covid ha portato, cioè la fine degli anni Ottanta. Bene, abbiamo tanti temi che potremmo anche approfondire in futuro. Intanto incrociamo le dita e godiamoci quello che possiamo goderci della nostra vita. Anche il ritorno dell'amore è importante, qualcuno ha detto. Buona serata a tutti e stasera dove dobbiamo guardare i risultati elettorali, Maria? Quale canale ci consigli verso le 2-3 di notte? Sky TG24, naturalmente. Questa si chiama Marchetta, ma ci vediamo più tardi, allora. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Buona serata. Arrivederci.